tu lo definisci un romanzo storico ma di fantasia, dove il protagonista indiscusso, per chi l'ha letto, per chi non l'ha letto, cerco di dare qualche coordinata, dove il protagonista indiscusso è Publio Virgilio Marone. Non so se tu sai, tra l'altro, che noi in Penisola Sorrentina abbiamo un liceo dedicato a Publio Virgilio Marone. Nonostante la sua importanza, è una figura che oggettivamente non capita spesso di vedere protagonista di qualche libro, di qualche film, complice anche una serie di vuoti biografici che tu definisci in realtà come delle risorse. E in particolare dice: ho colmato le lacune con l'inventiva e con lo sguardo curioso. Partiamo proprio da qui, se i rumori ce lo consentono. Partiamo proprio da qui. Perché hai scelto lui? Non so se anche voi vi siete mai posti questa domanda. Perché Virgilio, in 2000 anni di storia, ricordiamo che Virgilio nacque secondo i suoi biografi, poi su questo aspetto ci soffermiamo un attimo, nacque nel 70 avanti Cristo e morì nel 19 avanti Cristo. In oltre 2000 anni di storia, Virgilio è stato raramente inserito come personaggio di un romanzo o di qualche romanzo, sono 4-5 volte e quasi mai come protagonista. In un solo caso lo è, il romanzo si intitola La morte di Virgilio, fu scritto nel secolo scorso da un autore austriaco che si chiamava Hermann Brock, che pubblicò questo libro, 500 pagine, di delirio totale, perché racconta il romanzo, le ultime, attenzione, 18 ore della vita di Virgilio, 500 pagine, in cui lui, per la Pensa se avesse zanzara, scritto anche il resto della vita, insomma. figurati, 5.000 pagine, forse non ce la faceva, in cui Virgilio parla in prima persona. A Virgilio non è stato dedicato un solo film, non ce ne sono per la storia della cinematografia. A Virgilio non è stata dedicata nessuna serie televisiva, c'è qualcosa che ha a che fare con la Divina Commedia, con Dante Alighieri, ma un'altra cosa, perché come sappiamo nella Divina Commedia Virgilio fa da guida a Dante nell'inferno e nel purgatorio. Mi sono chiesto perché, forse si è avuta paura di confrontarsi con un personaggio di tale statura morale, etica, culturale. Eppure nella storia della letteratura tanti personaggi del passato famosi sono entrati nei romanzi, quindi nel mondo della cosiddetta fiction. Per fiction ovviamente intendiamo non solo la fiction televisiva, ma anche quella legata alla narrativa.